Durante la progressione del sonno del quarto mese, i consigli fondamentali sono tre. Uno, cominciare a strutturare una routine della nanna, pre-nanna, che prevede una messa a letto tra le 18:30 e le 21, che non significa che il bambino si addormenti alle 18:35, addormentamento comunque ci vuole sempre un quarto d'ora, 20 minuti, ma ho il picco di melatonina naturale più o meno in quella fascia oraria, quindi in base alla stagione, quanto buio c'è e al cronotipo di quel bambino, comincerò a proporre appunto una routine nanna che parte dalle 18:30 circa e poi vedrò osservando qual è l'orario giusto per il mio bambino. Allattamento offerta, quindi controllare che il bambino si nutra a sufficienza di latte di giorno e andare a stimolare tutte quelle acquisizioni neuromotorie più di giorno che di notte. Sono tre consigli che sembrano banali, ma che sono fondamentali. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi però è il tipo di approccio dobbiamo avere rispetto alle progressioni è quello di accoglierle, che sembra una cavolata, però non respingiamole, non viviamole come se fosse un periodo sbagliato. È sicuramente un periodo impegnativo, ma quando uno fa un figlio non lo sta facendo per facilitarsi la vita, ok? Lo sa benissimo che le cose saranno più complicate, ma se so quello che sta succedendo, sono in automatico più tranquilla che perché non so che non è un momento di difficoltà inteso come un problema, so che è una tappa e come ogni tappa arriva e poi passa. Okay.